bimba haul, perché in questo video appunto vi mostrerò gli ultimi acquistini che ho fatto tra saldi e non per quanto mi riguarda, e poi ovviamente tutte le cosine che ho preso per Aurora, perché ormai purtroppo quando esco a fare shopping diciamo che dedico più tempo a lei, purtroppo, per fortuna, dipende un po', potrei anche evitare a volte certi acquisti, però lasciamo perdere. E sì, non si può ormai uscire senza comprare qualcosa anche per lei. Tutte le cose che vi mostrerò le ho prese ancora con gli ultimi saldi, perché anche se ormai sono finiti ho trovato ancora gli angolini nei negozi con i prezzi super stracciati, e quindi sapete anche voi che io ne approfitto subito. Inizierei subito a mostrarvi le cose mie, perché sono un pochino meno rispetto alle sue. Allora, prima cosa che vi mostro è una maglia in lana fatta molto semplice, nera, con questo scollo che io adoro tantissimo, alla manica a pipistrello che mi piace tantissimo, indossata risulta molto aderente sul corpo, mentre appunto sulle braccia è più morbida. Io sto guardando dall'anteprima e non c'è tanta luminosità, me ne rendo conto, anche se fuori c'è ancora il sole, ho il mio ombrellino qua dietro di voi, ho la luce, ma scusate se l'illuminazione in questo video sarà un po' così, però è tutto il giorno che sto cercando di girare questo video, ma con Aurora ovviamente non è che posso più scegliere quando girare i video, ne approfitto quando dorme, infatti in questo momento è qua nella sua culla che sta dormendo e ne ho approfittato, quindi scusate se ci saranno ombre, luci strane. Adesso provo di nuovo a spostare l'ombrellino, ma non lo so, ho cambiato leggermente inquadratura e mi sembra, non lo so, che forse si veda un pochino meglio, ma vabbè, lasciamo perdere e andiamo avanti. Questa maglia è di Massimo Rebecchi e anche se non c'è più il cartellino mi ricordo benissimo quanto l'ho pagata, era all'80% e io me la sono portata a casa a 8 euro circa, quindi direi che è stato un ottimo affare. Rimanendo in tema super affaroni, ho preso questo paio di pantaloni sullo stile proprio un po' shabby chic, primaverili, quindi da utilizzare da adesso fino a giugno, poi dipenderà sempre dal tempo, molto semplici, con il finale bello stretto a sigaretta come piace a me, a vita non troppo alta. Io non sono solita portare pantaloni, però ho pensato di utilizzarli alternandoli ai leggings, perché ho tantissime maglie morbide, t-shirt, poi per più in là canottierine, tutte da indossare appunto coi leggings, e come alternativa ho pensato di prendere questi, poi mi piacevano tantissimo come fantasia. Questi li ho presi col 70% dal prezzo iniziale di 52 euro. Ho comprato l'abito che credo utilizzerò per il battesimo di Aurora, dico credo perché non lo so, cioè io l'ho preso per quell'evento specifico, però non si sa mai che cambio idea o non lo so. Comunque quell'abito ho deciso di non mostrarvelo, perché semmai lo metterò al battesimo, e al 99% lo metterò al battesimo. Vorrei che fosse una sorpresa per tutti, e visto che ci sono alcuni parenti e amici che verranno alla cerimonia e guardano i miei video, voglio tenere il segreto. Poi ho preso un altro vestitino in seta, è una versione un po' anni 60-70, che è un genere che mi piace tantissimo, soprattutto per quanto riguarda i vestitini. E per concludere il settore abbigliamento, ho preso anche questo cappottino troppo carino secondo me, ovviamente, uno stile un po' bon ton, anche qui secondo me anni 50-60, e sembra quasi un pied de poule sui toni del rosa, che credo utilizzerò il prossimo anno ormai, però mai dire mai. E ultimo acquistone che non entra assolutamente in camera, guardate che busta gigantesca, sì che all'interno c'è una cosa abbastanza grande, però questo sacchetto è molto più grande rispetto al contenuto, ma avevano solo questa. Comunque, come avrete visto, è di prima classe. Che cosa sarà mai? Chi mi segue su Instagram ha visto che qualche tempo fa ho pubblicato la foto di questa busta e di tante altre che non erano solo miei acquisti, ma anche di Giampi, perché sennò
sarei stata un po' con le mani bucate quel giorno e non vi ho svelato sotto nel commento che cosa avevo comprato. Alcune di voi mi hanno chiesto il video haul, infatti eccomi qua, non potevo non fare il video haul. Sapete che io cerco sempre di aggiornarvi sulle nuove entrate. Devo dire che Nadia, come al solito, ha azzeccato, ha indovinato. Ora non mi ricordo di preciso che cosa mi avesse scritto, però mi ha detto di sicuro hai comprato una borsa, e infatti quella che vi sto per mostrare è una borsa di prima classe. E devo dirvi che questo marchio l'avevo un po' snobbato fino ad oggi, perché non mi ha mai attratto più di tanto. Poi come ben sapete non mi piace seguire la moda, non mi piace che quello che compro ce l'hanno anche altre mille persone, mi giro per strada e hanno tutte la stessa mia borsa o lo stesso mio capo, in questo caso la borsa, e quindi non ci ho mai fatto caso. Poi appunto prima classe è super riconoscibile, perché appena vedi la cartina dici ecco, è una borsa, è un capo d'abbigliamento di prima classe, e non mi ispirava questa cosa qua. Però adesso l'ho rivalutato. Infatti volevo anche comprarmi il portafoglio, però mi sono trattenuta, anche perché da poco ho ricevuto in regalo, sempre qua per chi mi segue su Instagram ha visto, il portafoglio di braccialini, quello con Titti e Silvestro di una vecchia collezione, e quindi diciamo che come portafoglio ero già a posto, ma penso che quest'estate andrò a comprarmelo nei saldi, credo. Comunque, bando alle ciance, vediamo com'è questa borsa che ho preso in questo giro di shopping. Eccola qua, questa è la borsa che ho scelto, che ovviamente mi piace tantissimo. Come potete notare, anche se è di prima classe, non è tutta cartinata, ma soltanto lateralmente, e questa è una cosa diciamo un po' più particolare rispetto alle classiche borse di questo marchio. Ho deciso di prendere la colorazione salvia, c'era anche la possibilità di prendere quella wine, però credo che questa riesco ad abbinarla un po' di più, perché è un tono sempre terra, sempre naturale, un po' nude direi, che appunto riesco ad utilizzare con qualsiasi cosa io mi metta addosso. Questo è un modello di borsa che ho sempre desiderato, avevo la Liu Jo, però la trovavo troppo rigida, non mi sono trovata molto bene, anche se vabbè l'ho utilizzata 2 o 3 volte, non è che l'ho utilizzata tantissimo, però per quelle poche volte che l'ho usata la sentivo troppo rigida. Anche questa è rigida, ovviamente il modello è rigido, però è un po' più morbido, credo che sia in pelle, però non vorrei dire cavolate. Comunque la borsa è fatta in questo modo, dietro è liscia, particolare anche per i manici che hanno questi chiodini sull'oro, anche qua ha l'hardware oro. Poi è bellissima perché ha la cerniera, sapete che io adoro le borse con la cerniera, se non hanno la cerniera. Sinceramente io volevo la Louis Vuitton, la Neverfull, che alla fine diciamo che è molto simile a questa forma, però la Neverfull non ha la chiusura con la cerniera, giusto il gancettino, che non mi ispira assolutamente sicurezza. Ok che questa te la tieni attaccata perché è soltanto a spalla, però visto che costa tantissimo la Louis Vuitton, ho cambiato marchio e mi sono accontentata, perché comunque è bellissima, della prima classe. All'interno è molto molto semplice, vedete che ho lasciato ancora tutto perché mi faceva piacere mostrarvela intonsa, adesso finalmente la potrò utilizzare. Comunque c'è il suo sacchettino per riporla una volta che non verrà più utilizzata, e poi come al solito c'è la cerniera con la tascona grande qui, e dall'altro lato le taschine per cellulare, fazzoletti, le solite cose che
si decidono al momento. Non so se dirvi il prezzo perché non mi piace sfoggiare cifre alte, perché non voglio assolutamente vantarmi di cose, però i video haul secondo me si fanno anche perché puoi dare dei consigli, delle idee, degli spunti, idee regalo, e se vi interessa, perché la volete anche voi, vi posso dire che costa 280 euro. È abbastanza, però come vi dicevo prima, la metà della metà della metà della metà della Louis Vuitton, che volevo tantissimo, ma questa è molto molto carina ugualmente. Ma sinceramente, visto che appunto mi piaceva la forma così, che sia di Louis Vuitton, che sia di prima classe, che sia di Michael Kors, non mi interessa, basta che mi piaccia, ecco. Poi se posso risparmiare, molto molto volentieri. Che ne pensate? Fatemi sapere qua sotto con un commento. E ora, come potete notare, passiamo al baby haul. Come vi dicevo prima, gli acquisti che ho fatto per Aurora sono ancora stati tutti in saldo, nonostante i saldi fossero già finiti, ma il bello di alcuni negozi è che tengono sempre un angolino di occasioni, e visto che sappiamo benissimo che i bimbi ogni tot settimane, se non giorni, cambiano taglia, io ne approfitto sempre, perché appunto stiamo crescendo a vista d'occhio. Quindi ho deciso di prendere questo paio di pantaloni della tuta in felpa, che sono carinissimi. Io odio le tute, ma guardate che carina che è questa da bimba. E appunto, come potete notare, c'era il 70, pagati 2,70 euro. Grandi affaroni, vi dicevo, e non stavo scherzando. Poi guardate che belli, c'hanno anche la tasca, lo so, adesso inizia la parte in cui dirò guardate che belli, guardate che carini, ma lo sapete già, è così. Ho un debole per i vestitini baby. Visto che sono super super comode, ho deciso di prendere una tutina, guardate che bella, leggermente sciabbosa, shabby chic, Winter Garden, guardate, oh, è molto pasquale direi, e guardate che belli i piedini, che sembra che abbiano la scarpa. No, veramente fanno delle cose per i bimbi che wow, per le bimbe soprattutto. Adesso non vorrei dire, mi spiace per chi ha i maschietti, però secondo me, per quel poco che ho visto, per le bimbe c'è sempre più scelta, ma anche per noi donne rispetto che gli uomini. Vabbè, andiamo avanti. E questa l'ho pagata anche al 70, 7,50 euro, cioè costava 25, che mi sembra tantissimo pagarla quasi 8 euro. Yeah, anche perché questa durerà una settimana, vedremo. Visto che adesso inizia a fare leggermente più caldo rispetto a prima, e non avendo giacche di mezza stagione, perché ne ho già comprata una per questa estate, inizio estate, che durerà fino a settembre, ho deciso di prendere questa giacchettina qua, che sinceramente come fantasia, perché è difficile secondo me da abbinare con quello che metti sotto, ma chi se ne frega, è una giacca blu con le stelline panna e rosa, all'interno è fatta tutta in peluche, diciamo, ed è un peso appunto medio, che va bene da adesso fino maggio, non lo so, vediamo a seconda di quello che troviamo fuori. Questo è un 3-6 mesi e l'ho pagata 9 euro. Molto molto semplice, mi piace perché ha anche le tasche, e io amo dove ci sono le tasche, perché le riempio sempre con dei fazzolettini, non si sa mai. E ultimo acquisto che ho fatto da prenatal, questo per più in là, perché ho preso il 12-18 mesi, ma l'ho dovuta prendere perché ci facevo il filo da prima che nascesse lei, e questa quando la vedrete direte non poteva non averla. Guardate che meraviglia! Ho preso la gonnellina sui toni dell'oro, fatta tutta in tulle, come se fosse un tutù, e guardate, cioè, ha fatto benissimo ad aspettare, perché 4,50 euro, e non vedo l'ora di mettergliela, che bella!
concordate. Questa va bene poi per Natale, Capodanno, perché appunto avremo sui 12 mesi. Sono passata al mio solito negozio preferito per bambini, che è Duparei Homem, però non posso mostrarvi le due tutine che ho comprato perché una è a lavare e l'altra è qua in uso. Se non vi fa schifo me la posso anche mostrare, giusto per farvi vedere la fantasia. Questo praticamente è il suo pigiamino attuale. Ve l'ho anche mostrato su Instagram e vi ho chiesto se vi piaceva. E guardate, è molto particolare perché ha questa tonalità base blu e questi fiori belli intensi, queste colorazioni belle intense sul fucsia verde. Particolare, mi piaceva. È carina perché vedete, si allaccia di sedere, quindi quando devo cambiare il pannolino tolgo la parte delle gambine e non si apre di qua. Ma va, se si apre di dietro, perché si deve aprire anche davanti? Ma lasciamo perdere. Oh, si è svegliato nel mentre. Speriamo che mi faccia finire il video, perché ho ancora da mostrarvi gli acquisti fatti da Original Marines. Ecco qua, ho fatto un secondo giro, visto che dovevo ripassare, perché come avevo detto nello scorso baby haul dovevo andare a ritirare dei collant che avevo messo lì da parte, perché dovevano arrivare anche se erano ancora in saldo. Vuoi non fare anche un giro, un ulteriore giro? E ho trovato altre cose che non mi erano apparse la prima volta. E quindi ci siamo portate a casa questo carinissimo, ditemi se non sono belle, paio di scarpine, che scusate se c'è la luce, il riflesso, ma lascio ancora qua. Queste sono un taglia 16. Che non vedo l'ora di indossargliele. Guardate, sono tipo jeans sul grigio con i brillantini, il rosa, è bello. Ho preso tutte cose, mi sembra per la crescita, perché bisognava approfittarne, ancora saldate, ma proprio tantissimo, perché anche qua al 70, questo è un 12 mesi, non ve lo apro, è un mega pigiamone tutt'uno con Betty Boop, che io adoro, ho sempre amato Betty Boop. Guardate che bello, che carino. E questo vi posso dire che l'ho pagato 10 euro. Lei mi sta guardando, sempre di Betty Boop. Questo non vi so dire quanto l'ho pagato, sempre al 70, da 25 euro, questa felpina blu in ciniglia col cappuccio. E questa qui è un 18 mesi. Sì, noi ci siamo portati molto avanti, ma vi consiglio, ormai sono passati questi saldi, però chi ha dei bimbi piccoli vi consiglio di andare a prendere le cose nei saldi, però tutti i capi per la stagione successiva, perché sapendo che i bimbi crescono in maniera super veloce, trovate tante occasioni, tante cosine a prezzi bassi e approfittatene, perché a prezzo pieno le cose da bimbi sono un po' eccessive, certi marchi, non tutti. Poi proseguendo, ho preso questo che non so più cos'è. Ah, ok. No, è passato un po' di tempo sinceramente da questi acquisti, quasi un mese, però dovevo aspettare prima di metterli nell'armadio per mostrarveli. Ho preso questo body che a prezzo pieno costava 15 al 70, rosso con l'orsettino e particolare della manica così arricciata. Oh, che bello! Rosso è un colore che non avevamo ancora. Altro personaggio che amo e chi ha visto lo scorso baby haul lo sa, è Pubbles, ciottolina dei Flintstone, e questa volta ho preso il bodino a manica lunga, questo da utilizzare come magliettina. Stiamo piangendo, dai che abbiamo quasi finito. Poi ho preso questo paio di jeans, sono un 6-9 mesi. Sono un 6-9 mesi e questi sono spettacolari con le stelline, fatti così. Rimanendo in tema Flintstone, ditemi se ho fatto male a prenderlo, ma
Oh, che cos'è? Ma quasi va a me. Non lo provo perché non voglio distruggere la mia acconciatura che ci ho messo 2 anni a farla. Guardate, io non amo tanto queste cose penzolone, però questo cappello è così carino. Guardate, sarà anche lei una piccola Pebbles. E questo è grande perché è un boh, non so, taglia 46, però mi ha detto che tipo un anno, anche di più. Guardate che bello, poi il dettaglio di questa piastrina. Troppo bello, poi morbidoso. Poi li metterò io. Adesso non facciamo troppo le sceme. I Collant, questi qui di Betty Boop, che sono blu con la righina argento. E questi sono come quelli che vi ho mostrato la volta scorsa. Io poi qua nel pallino vi lascio il video, così andate a vedere anche gli acquisti precedenti. E sono un 6-9 mesi. Questa volta però li ho presi tutti grigi, tonalità tutta grigia, mentre l'altro ha un po' di rosa all'interno. Molto bene, adesso magari la prendo e facciamo i saluti finali insieme. Ed eccoci qua. Oh, eccoci qua. Hai visto? Guardiamo cosa. La luce. E nulla. Questi sono stati tutti i nostri acquisti che per un po' non vedrete più perché a parte che i saldi ormai sono finiti, ok, però sì, forse lei avrà ancora bisogno di qualcosina, ma nulla di che, ecco. Ah, non vi ho mostrato ovviamente il vestito del suo battesimo perché anche quello è una sorpresa per tutti, però seguitemi su Instagram e Facebook perché lì vedrete sicuramente le foto. Speriamo di fare tante foto carine quel giorno che si sta per avvicinare. Ok, adesso andiamo che facciamo anche un po' di pasta. Facciamo un ciao. Ciao, pinchine. Ciao. Diamo un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!